Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video Get Ready With Me, ovviamente, cioè, in pigiama, perché figurati se uno si fa figo per fare un video, no, facciamolo in pigiama, che è più veritiero. Mi sono semplicemente aggiustata la frangia, ci ho anche dato una mezza spuntatina rapida, perché me l'aveva già tagliata la parrucchiera qualche giorno fa, ma c'erano un paio di peletti in più che davano fastidio, quindi ci ho dato una spuntatina. E niente, adesso mi trucco. Ho fatto già la base e le sopracciglia, se no stavamo qua tipo 15 milioni di anni. Quindi vi dico semplicemente che ho usato come fondo un mix tra questi, lo Zero Difetti 10 ore, lo Zero Difetti classico di Yves Rocher, nelle tonalità 100 doré e 50 beige, e ho messo mezza pompetta e mezza pompetta mischiate una con l'altra, perché adesso il mio tono è appunto una via di mezzo tra i due, quindi così riesco ad avere proprio il colore perfetto. Per le sopracciglia, solita combo, ho utilizzato il correttore di MAC Avon per fare i bordi, la matita Soft Brown di Avon, sempre linea MAC, per riempire, e il pennellino per definire tutti i bordi, eccetera. Probabilmente poi andrò a dare anche una ritoccatina col pennarello 04 di Kiko, soprattutto per quanto riguarda la codina, perché stasera ho danza, quindi io esco di casa, poi all'ora di pranzo rientro stasera alle 11, e se non do una ritoccata arrivo a stasera che non sono perfette, a me girano un po' le balle, quindi preferisco dare anche una ritoccata di pennarello, così mi levo da tutto. Oggi andiamo a utilizzare una palettina nuova che ho preso da Sephora 2 giorni fa, o meglio, ne ho comprata una, sono arrivata a casa, ho capito che era quella sbagliata e ieri sono andata a cambiarla, perché sull'espositore c'era il tester di questa, ma poi in realtà ce n'era un'altra a fianco, ma io mi ero innamorata di questi colori e volevo assolutamente questa. La palettina si chiama Kit & Palette ed è della Wilkie Luxe. Devo dire la verità, non conoscevo questa marca, probabilmente la mia ignoranza in materia stavolta mi ha dato un pattone, cosa che generalmente non capita. Comunque le cialde sono queste, il colore che mi ha fatto impazzire di più è questo, e in camera non rende, ma praticamente è il fratellino più chiaro di Blue Brown di MAC, cioè è un tortora chiaro con i riflessi verdi blu, solo che ovviamente in camera non rende una mazza, ma è stratosferico, i suoi riflessi sono bellissimi. Io ovviamente dove sono andata a metterlo? Nel punto peggiore. Infatti, un genio, aspettate che provo a farvelo vedere meglio, perché sono andata a stamparlo proprio nel posto dove non si vede nada de nada. Ma ok, forse qua riuscite a capire la bellezza di questi riflessi, ma non appieno. Comunque me lo levo dalle mani, perché adesso non serve che io me lo stia a spantegare in giro. Volevo utilizzare quel colore lì e fare un po' di magari ombreggiature con questo. Ora vediamo, voglio fare qualcosa di tranquillo, perché tanto vado a lavorare e poi vado a danza stasera. Poi ho dato la cipria ovviamente su tutto il fondo, la cipria è la Brighten Up, questa qua la solita, perché sennò il fondo, essendo molto cremoso, mi lascia un po' lucidina, quindi l'ho spantegato ovunque. E ora vado a mettere come primer questo qua di Kiko, che devo dire non mi sta piacendo, ce l'ho già da tantissimo, perché era della collezione estiva dell'anno scorso, io l'ho aperto l'anno scorso, poi accantonato perché dovevo finire quello di Too Faced, e non so se nel frattempo si è un po' seccato o se ha perso, che ne so, di proprietà, però sì, mi regge bene gli ombretti, ma non mi fa impazzire. Però adesso lo finisco, non ne sto a comprare un altro, e quando sarà finito poi vediamo. Anche perché ha ancora tanto prodotto dentro, quindi sarebbe davvero uno spreco. Ok, perfetto. Vado subito con i miei ombrettini. Intanto ci facciamo due chiacchiere. Questa settimana ci sono le scelte del trono classico di uomini e donne, ragazze. Tra le altre cose, per la prima volta andranno in diretta e io oserei dire alleluia, alleluia. Così ci evitiamo tutti sti belindi spoiler che di solito sappiamo già. Ora io vorrei usare qualcosa di più piccolo, se no voi non mi vedete. Aspettate. Che ok, mi prendo un... Opla, prendo questo, no,
No, anche no, questo no perché lo distruggo perché è tutto sbriciolato. L'ombrettino Savanna di Pupa. Oh, cazzarola, non ho tolto i toni, ragazze. Speriamo in bene. Scusatemi. Ok, utilizzo questo così almeno mi vedete. Vado a dare il colorino di prima su tutta la palpebra. E quindi dicevo, quest'anno finalmente hanno capito che era il caso di far andare le scelte in diretta, perché sennò, santo cielo, tutte le sante volte, 3 settimane prima della scelta, su ogni social c'erano già le foto. Sì che uno poi la puntata se la guarda lo stesso, perché comunque vuol vedere com'è andata e tutto quanto. Però la sorpresa è sempre meglio, no? Quindi sono contenta di questa scelta presa dalla produzione di Uomini e Donne, perché hanno comunque avuto senso. Scusate, io intanto mi guardo nello specchietto, vedete che faccio facce strane. Sto cercando di capire se ne ho messo abbastanza in entrambi gli occhi. Perché essendo ciecata come Tobia, non so mai quanto ombretto mi sto dando. Fatto sta che la prima scelta, se non sbaglio, sarà quella di Andrea, poi quella di Angela e poi quella di Giulia, se non ho capito male, in ordine proprio di giornate. Io spero che Andrea scelga Natalia, perché tra tutte e due diciamo che non mi fanno impazzire, nel senso che io avrei scelto Muriel, a prescindere. Però tra le due Natalia mille volte meglio, cioè Claudia è veramente la ragazzina di 19 anni super coatta che santo Dio non te se può manco portare a mangiare fuori, detto in modo un po' grezzo perché cioè sei veramente too much, oserei dire, per non essere troppo cattiva, cioè no dai veramente. Natalia è giovane ma allo stesso tempo è una ragazza, cioè comunque già abbastanza in bolla. E scusate che mi muovo, ma cerco di capire tramite le luci qua come cazzarola mi sto truccando. Aggiungo anche un pizzico di ombretto un po' più scuro. E quindi nulla, io spero per lui che scelga Natalia. E mi auguro che non vadano poi a Temptation, anche perché quella simpaticona di Claudia ha già, come dire, dichiarato ai giornali che se mai Andrea e Natalia andassero a Temptation, lei vuole andare come single a dargli fastidio, quindi sei proprio stronza, tra le altre cose. Non solo sei piccola e coatta, sei pure stronza. Comunque, a parte ciò, direi che loro poi si spiegano così. Per quanto riguarda Angela, Luca e Alessio, io tifo Alessio tutta la vita, non perché Luca sia un cattivo ragazzo, ma perché come Alessio ce ne sono davvero pochi, secondo me. E quindi è un valore aggiunto lui, cioè proprio una bella persona sembra, e sembra un ragazzo maturo, sembra uno che le può tenere testa, quindi secondo me Alessio tutta la vita proprio. Per quanto riguarda Giulia, ovviamente Giulio tutta la vita. Io Manuel l'ho anche visto dal vivo perché mi è capitato di incontrarlo al cinema. Devo dire che dal vivo è anche più carino di quello che sembra in TV, perché in TV è veramente un rottame. Dal vivo è più carino, però è proprio pivello, cioè quando l'ho visto al cinema con i suoi amici era come vedere veramente un gruppo di ragazzini che andavano al cinema, cioè proprio non ce lo vedo. Giulia comunque secondo me è già donna e è vicino a lei un ragazzino, non ce lo vedo proprio, quindi mi auguro che scelga Giulio, che è 7 milioni di volte meglio, cioè proprio così, appena appena. Mi vado a dare nella rima interna la matita Avon True Color, nella colorazione ovviamente black, perché come sapete, come vi ho sempre detto, io l'occhio all'interno lo faccio sempre nero perché mi piace di più, non mi piace che rimanga chiaro. E quindi acchiappo la palpebra così, palpebra inferiore, e tiro e mi do il nero sulla rima interna. Quindi ragazze, boh, aspetteremo con ansia queste benedette scelte e vedremo cosa succede. Tra le altre cose, l'altro giorno in studio c'erano come ospiti, come si chiama? Ubelin, Irene e Luigi e Cerioli con l'Arianna. Vabbè, Cerioli, lo sapete, io ho un amore folle per Cerioli. Quindi Andrea Cerioli, scusate se vi copro tutta la vita.
Arianna è bellissima, devo dire la verità, veramente splendida. L'unica cosa che mi dispiace di Arianna è che le facciano fare quelle pubblicità ridicole su Instagram di dimagrimento, cellulite, cazzi e mazzi. Cioè, lei, cioè, che figa allo stato puro, le fai fare la pubblicità dell'anticellulite, ma come stai? Ma falle fare altre pubblicità, cioè. Di quello ha veramente poco senso, è come se metti Belen Rodriguez a fare, che ne so, la pubblicità per la crema lifting per le chiappe, cioè c'è un culo fotonico, cosa le fai fare la crema lifting per le chiappe? Non ha senso. Però a parte questo, appunto, loro carinissimi. Luigi e Irene a me belli non piacciono, non c'è niente da fare, non mi sono mai piaciuti, ma loro due in generale mi sanno veramente di tristezza, di moscezza. Non mi piacciono proprio. Vado a mettere un pelo di colore nero anche all'attaccatura, tanto per intensificare un ciccinin. Questo trucco, ma proprio solo all'angolo esterno, così e via. E quindi sì, loro, sia che li invitano sia che non li invitano, sinceramente poco mi fregava. E boom, quindi vedremo come vanno le cose. Per quanto riguarda il Throne Over, no comment. Io avevo ricominciato a vederlo. Allora, intanto che mi sono fatta ste robe qua sugli occhi, vado un attimo sul viso a scaldare l'incarnato e a mettere anche un po' di blush. Per scaldare l'incarnato uso la Jelly Jungle Terra nella colorazione, se non sbaglio, 02, comunque quella non brillantinata. E dicevo, Throne Over veramente incommentabile, nel senso che avevo ricominciato a guardarlo perché c'erano un po' di personaggi nuovi e quindi ho detto vabbè, perché no, comincio a darci di nuovo un'occhiata. Ovviamente mandavo avanti i pezzi dove c'era Tina che faceva la cretina con Gemma e mandavo avanti i pezzi dove si parlava delle storie dei vecchietti, perché sinceramente sì, carini, però due coglioni. E quindi guardavo solo i pezzi dove c'erano più o meno, tra virgolette, i miei coetanei, nel senso, vabbè, io ho 37 anni, quindi guardavo quelli sui 40, to? Anche quelli un po' sopra, però comunque non i vecchi vecchi, ok? E devo dire che mi stava abbastanza piacendo. Poi Belin hanno ricominciato a parlare di Ida e Riccardo e io a quel punto ho detto no, io basta, non lo guardo più. Perché basta, e se ne è parlato e straparlato fino alla morte di Ida e Riccardo. Tanto Ida è cretina e gli dà retta nonostante tutto, nonostante le corna, nonostante le figure di merda Temptation, nonostante lui l'abbia presa per il culo, lei comunque continua imperterrita, che a sto punto comincio a pensare che le faccia anche Pru fare ste figure di merda, perché tanto nonostante, cioè anzi, anche grazie alle figure di merda che ha fatto, ora su Instagram lavora come sponsor per 7000 prodotti, quindi secondo me le fa anche comodo fare tutte ste figure di merda. Quindi alla fine della fiera, boh, mi sa anche un po' di falsotta pure lei. Quindi comunque loro, ciao. Poi ho visto che c'era un'altra roba di ricca, no, come si chiamano, Stefano e Pamela, che lei ha sbroccato in studio per una cazzata assurda, per una chat tra lui e Roberta che c'era stata quando loro si erano lasciati. Cioè, veramente, veramente, la pochezza. Lei di un volgare atomico, e no, brutti, brutti proprio da vedere. Non so cos'è successo poi dopo, perché io ho smesso di guardarli, perché proprio mi ha stufato. Adesso passo da un discorso all'altro. Nuovo mascara. Questo qua è il nuovo mascara di Yves Rocher. Si chiama, ve lo dico subito, perché ne vale la pena, si chiama Feel Stronger ed è un mascara effetto volume fantastico. Devo dire che questa è la terza volta che lo metto, ma già dalla prima applicazione mi ha dato un ottimo risultato, il che cosa vuol dire? Vuol dire che può solo migliorare, perché il Pupa Vamp appena aperto più o meno aveva lo stesso effetto, per cui io tra un mese voglio vedere i miracoli da questo mascara. Però già adesso fa delle bellissime ciglia, quindi vado a utilizzarlo stravolentieri. Lo scovolino è questo, fatto così, e devo dire appunto che mi sta piacendo tantissimo. Bisogna lavorarlo, quindi io comunque mi metto lì e gliela meno abbastanza, però devo dire che i risultati poi sono buoni. Quindi comunque, tornando al discorso troni, no, il Throne Over l'ho decisamente abbandonato, perché
Non se ne può più di sentire sempre le stesse identiche cose, quelle stesse identiche persone. Basta. Basta, basta e strabasta. Ora aspettiamo con ansia l'inizio di Temptation. Tanto Temptation inizierà sicuro, penso per fine giugno, perché di solito registrano in questo periodo qua e poi per fine giugno, primi di luglio vanno in onda, quindi vedremo, vedremo che coppie ci saranno. Gli spoiler davano come coppie abbastanza certe Lorenzo e Claudia, se non erro, il Cerioli con l'Arianna, Alex Belli con la fidanzata e poi chi erano gli altri due? Non mi ricordo più. C'era qualcun altro che ora mi sfugge. Vabbè, Alex Belli con la fidanzata, quando ho visto che erano di nuovo in un reality ho detto ma basta. Ma cioè, ma veramente, ma non era attore lui, cioè non sta facendo troppi reality. Boh, non hanno granché senso, però vabbè, si vede che non sapevano chi chiamare e ci hanno buttato dentro anche loro. Lorenzo e Claudia, sinceramente, boh, non so, vanno così d'amore d'accordo fuori, che senso ha andare lì? Penso solo una questione di soldi a sto punto, perché dalle storie che mettono su Instagram sembrano perfetti assieme, per cui se a Temptation teoricamente ci devi andare perché hai dei problemi, che cazzo ci vai a fare se andate d'amore d'accordo? E quindi questo discorso va anche a protrarsi su il Cerioli e l'Arianna, cioè se siete così felici, perfetti e qua e là, andateli per soldi, punto. Boh, si è persa un po' secondo me il vero scopo di Temptation. Cioè io sinceramente le vecchie edizioni le ho amate di più. Non so se vi ricordate Roberta e com'è che si chiamava lui? Oddio, quelli di orecchie a pecorelle lì, com'è che si chiamavano? Quelli che ci avevano Amore Amaro come canzone. Porca miseria, non mi ricordo il nome di lui. Roberta e... ora mi sfugge, comunque erano di Napoli. Cioè, a me piacevano quelle storie lì, due sconosciuti che comunque avevano i loro problemi, restavano insieme da 10 anni, vedi, lei non usciva di casa per non fare dispiacere a lui, lui si faceva i cazzi suoi fotonici da una vita, lei l'ha scoperto e gli ha dato un calcio nei denti. Queste sono le storie che sinceramente mi piace vedere, non quelle dove sai già che va tutto bene, che cavolo ci vai a fare là dentro, cioè, boh, vedremo, vedremo raga. Vedremo, nel frattempo io continuo a pettinarmi le ciglia. Pettiniamoci le ciglia. Ma parliamo invece di cose che non abbiano a che fare con la TV. Parliamo di me, parliamo che questa settimana è una settimana tragica. No, tragica no, però abbastanza di tensione, perché venerdì io col mio gruppo di danza abbiamo la prima esibizione 2019 con le nuove coreografie al Music for Peace a Genova. Allora, aiuto, oserei dire... E aiuto soprattutto perché non sono ancora arrivati gli abiti di scena. Oggi è il 28. Sì, oggi è il 28, ragazze. La prima esibizione è il 31. Gli abiti non sono arrivati, sono in ritardo, non si sa se arrivano in tempo. E cosa ancora più grave, non abbiamo il tempo eventualmente per delle modifiche in caso gli abiti non fossero perfetti. Quindi, uno, siamo in paranoia per sta roba qua. Due, siamo in paranoia perché comunque quest'anno abbiamo avuto un mese di meno di tempo per preparare tutto, coreografie e quant'altro, quindi siamo già un po' ansiate di nostro. In più, stasera proveremo le coreografie, perché stasera e domani abbiamo le prove, con gli abiti di scena dell'anno scorso, perché non possiamo fare altrimenti. Il problema è che gli abiti di scena dell'anno scorso non tutti lo avevano, non tutti lo avevano, l'abito fucsia, ve lo chiamo così, così faccio prima, perché il gruppo di danza dall'anno scorso a quest'anno è cambiato, nel senso che l'anno scorso eravamo due gruppi separati, quest'anno siccome ci sono stati svariati cambiamenti, alcune persone non sono più riuscite a venire, eccetera, il gruppo si è unito, quindi praticamente il vestito fucsia era del mio gruppo, tra virgolette, il gruppo del martedì. Le ragazze del mercoledì, che sono quelle con cui ballo tuttora, non hanno il vestito rosa, quello fucsia, ce lo hanno solo in tre, o meglio siamo solo in tre ad averlo, quindi abbiamo dovuto chiedere la cortesia alle ragazze del vecchio gruppo di prestarci gli abiti, stasera li portiamo tutti a danza, il casino che ovviamente le taglie non saranno perfette per tutti, quindi sarà veramente un casino fotonico, vedremo come uscirne, noi continuiamo a pregare nella speranza che arrivino gli abiti ordinati, ma
anche se arrivassero in tempo, bisogna anche pregare che siano giuste le taglie, se no ce la prendiamo nello stoppino. Io non ho parole, non ho veramente parole. Quindi, venerdì abbiamo l'esibizione al Music for Peace, domenica c'è il saggio finale a teatro e poi mercoledì prossimo c'è un'altra esibizione sempre al Music for Peace. Hashtag ansia. Comunque, per chi fosse di Genova e dintorni e vuole venire a farsi due risate e vuole venire a vederci, noi, come vi ho già detto, balliamo mercoledì 31 al Music for Peace a Genova, zona, diciamo, via di Francia, per chi è della zona può capire, comunque rimane dietro via di Francia, ore 19:30 il 31. Teatro Govi, Bolzaneto, domenica 2 dalle 20:30 alle 22:30 e 5 giugno dalle 19 alle 19:30 di nuovo Music for Peace via di Francia dietro. Così io le date le ho dette, se qualcuno ha piacere di venire a dare un'occhiata lo sapete. Per entrare a Music for Peace, siccome è tutto, diciamo, a scopo benefico, si entra dando una donazione in alimenti, quindi generi di prima necessità, può essere un pacco di pasta, un pacco di riso, un pacco di caffè, quello che cavolo vi pare, l'importante è portare qualcosa e si entra al Music for Peace. Boom, tutto lì. Detto ciò, tenete le dita incrociate per me. Tenete le dita incrociate per me e speriamo in bene. Vado a dare un altro giro di mascara, che il mascara non basta mai. Così. Quanto mi piace sto mascara. E quindi nulla, diciamo che speriamo in bene. Ieri ho anche comprato lo smalto, l'altro ieri ho anche comprato lo smalto da mettere con l'abito che deve arrivare, se arriva. E l'ho provato. Questo qua è di Essence, si chiama Arabian Night, proprio cascata a pennello anche il nome. E devo dire che non è male. Ho dovuto capire come stenderlo, nel senso che se si mette poco prodotto sul pennellino, cioè se lo si fa scolare troppo, non rimane bello omogeneo, ma se ci si lascia invece un po' più di prodotto si stende da paura, quindi ottimo, 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 mi è piaciuto. Bene, a questo punto, dopo aver messo tutte le robe, non so se ve l'ho detto mentre mi truccavo, comunque sulle guance ho dato questo, vado a prendere gli occhiali perché non vedo una mazza, vado a vedere se mi sono più o meno truccata in modo decente, più o meno sì. Il trucco è molto soft ma molto bellino, peccato che in camera non si vedano le sfumature e il, come si dice, i riflessi. Comunque dopo provo ad avvicinarvi, metto un attimo da parte questa che tanto devo ancora girare l'haul e mi vado a mettere un po' di burro un po' di lucida labbra. Questo l'ho comprato 3 giorni fa, si chiama Shine 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 Wet Look Lip Gloss, sempre di Essence, nella colorazione 07, Happiness in a Bottle. È un rosa, cioè tutta sta, è un rosa chiaro nude, su. E nulla, parlando invece di